sempre partecipato alle giornate di primavera del FAI come visitatrice, perché credo che sia un modo meraviglioso di venire a conoscenza delle bellezze italiane. Il FAI fa davvero in questo senso da molti anni un lavoro straordinario, e essere diventati noi stessi con il nostro museo protagonisti delle giornate di primavera del FAI è davvero stato meraviglioso. La gestione del museo in questi giorni è un po' particolare. Innanzitutto i ciceroni sono gli studenti delle scuole del territorio, dell'Istituto Carlo dell'Acqua di Legnano, dell'Istituto Maggiolini di Paraviago, che proprio in questo progetto del FAI, gli apprendisti ciceroni, hanno imparato a raccontare il nostro museo e quindi si mettono alla prova come ciceroni e anche come speaker, insomma qualcosa che per loro è un po' inusuale. Che cosa si può vedere nel nostro museo? Si può vedere un racconto di 60 anni di storia dell'Italia. Dal 1955 ai nostri giorni, il fondatore Pietro Cozzi ha collezionato queste automobili, una per modello prodotto da Alfa Romeo, e quindi rappresenta certo la storia della casa del Biscione, ma anche la storia dell'Italia, del costume, della politica, l'aspetto sociale, del design, della grafica, della comunicazione, quindi tante storie all'interno di un museo. E quello che ci aspettiamo è una crescente affluenza, soprattutto nella giornata di domenica.